Abbiamo il prossimo ospite, Luca Cirillo, Area Napoli. Ciao Luca e scusami ancora per il ritardo. Ben ritrovato. Raffaele, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ti Ciao presento Luca. anche Diego di Napoli Calcio News, Diego Buonasera, Rinaldi. buonasera a te. Ciao Luca. Allora, parto subito io con la prima domanda. Allora, abbiamo parlato anche con gli ospiti precedenti del napoleño Francesco Bevacqua e Angelo Angelotti della questione calciomercato. Ne abbiamo fatti tanti di nomi: Benzema, Morata, Bacca, Icardi. E proprio quest'ultimo sembra, almeno dalle indicazioni social, sembra diciamo in non addirittura d'arrivo, quindi che possa rimanere a Milano. Tu come la pensi, Luca? Le indicazioni, come dicevi tu, sono chiare e precise. Icardi poche ore fa, come vi ho ascoltato prima, l'avete già ribadito, ha twittato in maniera precisa, pubblicando quella fotografia chiara, netta, dove lui indica addirittura una sorta di orgoglio nell'indossare quella fascia da capitano e parla di gioie che stanno per tornare. Quindi, dal mio punto di vista, se non è ipocrita anche Icardi, a questo punto credo che la trattativa per portare l'argentino a Napoli sia definitivamente tramontata. Però è chiaro, il calciomercato, e io lo seguo da un po' di anni, ci ha abituati a dei colpi di scena clamorosi. Quindi ci starei ancora un attimino attento, però dal mio punto di vista, se non ci dovesse essere da qui a venerdì un altro rilancio monumentale, definiamolo così, da parte di De Laurentiis, che per accontentare Torino dovrebbe spingersi intorno ai 65 milioni di euro, credo che a questo punto i radar dei uomini di mercato del Napoli, che poi tra l'altro è solo De Laurentiis, non ce ne sono altri, con tutto il rispetto per Giuntoli, credo l'intenzione sia quella di andare altrove. I nomi che avete fatto sono quelli giusti, anche perché il mercato, a dire il vero, a prescindere da quelli che sono poi i nomi di giovani di belle speranze, e uno l'abbiamo già preso, Milik, è difficile che ne possa arrivare un altro di tal fatta, e quindi credo che la cernita dei nomi sia quella. Benzema guadagna troppo, guadagna 8 milioni di euro, però se il Napoli è arrivato a costruire ad Higuain 7 milioni e mezzo per il rinnovo, non credo perché non si possa poi pensare ad un nome del genere. Cavani, ne parlavo quest'oggi con il collega Massimo D'Alessandro di Radio Marte, è una suggestione più che altro. Credo che volendo restare nel target di De Laurentiis, che è il target a cui ci è abituati negli ultimi anni, il nome giusto potrebbe essere quello di Morata, che a 50 milioni di euro, sono le stesse cifre più o meno di Icardi, si può tranquillamente prendere dal Real Madrid con un ingaggio stipendiale intorno ai 6 e mezzo più i diritti d'immagine. Quindi credo che possa essere proprio lui l'obiettivo principale del Napoli, anzi me lo auguro, perché è Anch'io. sicuramente diverso come caratteristiche da Higuain, però ha un passo, una rapidità, una capacità da contropiedista, e poi secondo me nelle mani di Sarri potrebbe davvero completare quel processo di crescita avviato dall'ingresso di Napoli alla Juventus. Certo, Ma infatti Luca, sono io d'accordo. l'avevo proposto anche quando eravamo in diretta con Luca e Francesco, voglio dire scusa, con Francesco e E Angelo, Angelo, sì. che magari potrebbe essere proprio Morata il nome sotto traccia sul quale sta lavorando il Napoli, perché se si arriva ad offrire quasi 75 milioni di euro a Icardi, non vedo perché il Napoli non li possa offrire per Morata. Anche Concordo, perché. io credo che sia questo un chiaro segnale proprio al Madrid, gli hanno fatto capire che la capacità di spesa c'è, quindi potremmo leggere questo tipo E di forse pensamento anche in al Icardi. giocatore, perché se anche a Icardi hai proposto 7 milioni di ingaggio più metà diritti d'immagine, allora a questo punto può essere alla portata anche Morata. Certo, e ti ripeto, secondo me quello del Napoli, a prescindere da tutto, credo sia un'operazione anche di immagine per far capire a tutti i club europei che hanno quei calciatori che tendenzialmente e potenzialmente potrebbero avere in rosa i calciatori adatti al Napoli, De Laurentiis si è fatto capire: guardate che abbiamo la forza economica per prendere chiunque. Credo che questo sia un altro messaggio da leggere tra le righe nel modo di operare di De Laurentiis, e francamente c'è anche il discorso della medaglia, perché con tutto il rispetto, pagare Milik, che è un buon giocatore, un buon prospetto, 35 milioni di euro, le cifre le abbiamo prese oggi ufficialmente Certo. dai siti ufficiali dei club, io credo che sia un'operazione anche abbastanza forte da parte dell'Avo, una scommessa clamorosa, ragazzi, 35 milioni di euro sono un pacco di soldi enorme. Credo che a Davvero questo tanti. punto, se Milik vale 35, Morata almeno 70 mi vale tutti.
ma sarebbero soldi ben spesi, secondo me, poi. Spesi, ma bisogna capire ancora una volta se il brand finanziario, il modus agendi di De Laurentiis sarà sempre lo stesso, perché Ecco. l'indirizzo è sempre quello, cioè avere Morata in rosa, valorizzarlo ancora di più per 3 anni, sperare che faccia 100 gol e poi aspettarsi che lo stesso Morata abbia già il nome sulle spalle con annesso il prezzo di vendita, la famosa Ecco. clausola rescissoria, quindi il rischio è sempre questo. È un cane che si morde la coda. A me viene da ridere quando sento dire sì, dobbiamo essere contenti perché De Laurentiis prende giovani di prospettiva, dobbiamo avere pazienza che poi esplodono. Sì, però poi quando esplodono c'è il doppio, Ce quindi li succedono al contrario. vendiamo. Quindi a questo punto bisogna essere chiari, precisi, sinceri e leali, andare davanti alle telecamere e dire: signori cari, noi non siamo altro di Napoli, dico un Udinese che ce l'ha fatta, nel senso che abbiamo una potenzialità superiore, però non vi aspettate che per quadrare i conti noi riusciamo a conservare in rosa calciatori come Higuain, come l'erede di Higuain, eccetera. Quindi secondo me il gioco della vicenda è tutto qui, sta a capire effettivamente De Laurentiis che intenzioni ha, Cosa ma vuole fare? fondamentalmente credo che l'abbiamo già capito. Beh, sì, effettivamente sembra purtroppo così, quindi anche il tifoso che è giustamente deluso nella prova, diciamo la, passami il termine, caro Luca, una sorta di pantomima con all'inizio 3.000 spettatori, poi 20.000 con gli ingressi gratuiti, almeno per quanto riguarda il settore distinti inferiori, e non vorrei sbagliarmi anche quello superiore. In tal senso, ecco, ti faccio la domanda. Prima il ritiro di Di Maro, poi appunto la festa agrodolce di ieri, ma c'è qualcosa in cui il tifoso napoletano deve sperare per ottenere un po' di gioia? Eppure sembrava che la stagione dovesse prendere, cioè, o meglio, questa stagione potesse cominciare con tutt'altro umore. Paradossalmente, per cavalcare quello che dicevi tu, siamo nel periodo più florido economicamente della storia del Napoli, paradossalmente. E quello che è accaduto ieri è davvero grave dal mio punto di vista, perché annunciare la distribuzione dei biglietti omaggio senza specificare quale settore e poi costringere i tifosi che sono accorti lì, che poi sinceramente non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento del tifoso medio, perché se protesta deve essere perché De Laurentiis per una festa per i tifosi fa pagare un biglietto in curva 18 euro, allora vuol dire che la presa di posizione deve essere netta, non si entra a prescindere dal prezzo. Non che poi De Assolutamente. Laurentiis offre i biglietti gratuitamente e noi entriamo, no, non va bene questo, perché ti fa capire tra le righe che c'è la possibilità, a prescindere poi dalla voglia di entusiasmarsi, di vedere la maglia del Napoli che corre in mezzo al campo, la sensazione che si vende è stare il fianco per l'interpretazione unica possibile, che appunto De Laurentiis può girare i tifosi così come gli pare. Però a prescindere da questo non mi è piaciuto l'atteggiamento del Napoli, perché si sapeva dallo scorso anno, o quantomeno matematicamente si sa già da 3 anni, lasciami la battuta, che il Napoli quest'anno avrebbe compiuto i 90 anni, si poteva tranquillamente organizzare una festa di livello assolutamente Sicuramente superiore. sì. Io ricordo una festa di addio al calcio di Demetrio Albertini, quindi una festa de personam, cioè di un calciatore importante, una festa straordinaria, meravigliosa, giochi di luce, spettacolo. Immaginate i 90 anni di un club cosa dovrebbe essere. Va bene il San Carlo, l'orchestra del San Carlo stupenda, va bene il Polo, bravissimi ragazzi che cantano molto bene, però voglio dire, una passerella di vecchie glorie ci sarebbe dovuta essere. Al Se questo completo, invece no, possibilmente. Ottavio Bianchi addirittura è stato invitato sabato scorso. Ottavio Bianchi, che è il primo allenatore della storia del Napoli ad aver vinto uno scudetto, doveva essere in Pompa Magna E presentato invece era in e vacanza. ricordato, invece non è stato nemmeno invitato quasi, perché Ottavio Bianchi tra le righe ha fatto capire che quello non considerava nemmeno un invito. E Ma anche la scelta di non invitare Pierpaolo Marino, che è stato uno dei fautori della rinascita del Napoli. sì, ma Pierpaolo Marino lo ha confermato in questi giorni, tra le righe, sempre tra le righe, perché poi a Napoli dobbiamo essere bravi a A leggere fra leggere le anche righe, qualcosa certo. di poco chiaro. Pierpaolo Marino ha detto una cosa importantissima, sono testimone. Ha detto che nel 2006, quando il Napoli ha rilevato la SSC Napoli ufficialmente, anche da un punto di vista fiscale e finanziario, rilevando poi il fallimento in toto, De Laurentiis aveva l'intenzione di conservare la nomenclatura di Napoli Soccer, e è stato lui a spingere per fare in modo che il popolo napoletano avesse ancora una volta la gioia di fare per la SSC Napoli. Io ero a Genersdorf il mio primo ritiro da inviato, e mi ricordo che questa cosa Pierpaolo Marino la
anche pubblicamente. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che non va, c'è una rottura tra il vecchio e il nuovo che De Laurentiis potrebbe evitare, secondo me. C'è anche un altro episodio dell'associazione Tetiecum che, se non erro, vado a memoria, magari mi sbaglio, ha in archivio, in magazzino, se così possiamo dire, i trofei del vecchio Napoli, e il Napoli ancora non li ha rilevati. Quindi, no, infatti. Secondo me ci potrebbe essere la possibilità di ripristinare un certo fil rouge con i tifosi, con la storia del Napoli, perché non è possibile che i 90 anni del club siano ridotti ad una manichevole gestione in quel modo. Angelo, io devo dirti la verità, da quando c'è De Laurentiis ho avuto questa sensazione, che più che una sensazione è quasi una certezza, che De Laurentiis abbia voluto rompere ogni ponte proprio con la... diciamo con il vecchio Napoli, di quello che è stato prima del suo arrivo, cioè anche in società. Ma perché non inserire vecchie figure che oggi potrebbero essere molto utili per la crescita? Perché magari non pensare a uno come Ciro Ferrara, ma lo stesso Fabio Cannavaro? Perché non prendere questi personaggi di questo livello, non internazionale ma mondiale, che ti farebbero fare un salto di qualità proprio? La risposta è semplice dal mio punto di vista, perché De Laurentiis è un accentratore sotto ogni punto di vista, è un accentratore anche nell'immagine. Io vi invito a riflettere sulla dichiarazione che fece qualche settimana fa a Di Maro in conferenza stampa, quando disse: io ogni anno provo a vincere, io, sempre questo io davanti, io ho preso Verratti, io avevo preso Cavani. Cioè lui non ragiona mai come rappresentante del Napoli, lui ragiona come uomo d'immagine del club, come il padrone del club che corre verso... come quello che è tutto merito suo se siamo arrivati a un certo livello, quando poi invece c'è stato anche... Allora, passatemi la battuta, è lui che ci ha levato dalla 12 anni fa, ecco. Il discorso dal mio punto di vista è molto semplice, come capacità di decriptare il personaggio. Apprezzi tantissimi difetti ne ha, noi chiaramente non possiamo giudicare, magari possiamo avere un parere, perché giudicare è sempre un verbo corretto da utilizzare. Secondo me l'importante è avere un giudizio critico, perché poi ognuno di noi ha i suoi pregi e i suoi difetti. Il cortocircuito secondo me è proprio questo: lui si comporta da padrone del Napoli e non da presidente del Napoli, che c'è una bella e sostanziale differenza. Che non si comporti da presidente del Napoli, lo si è capito in tantissime esternazioni che ha fatto in passato e anche ultimamente, purtroppo. Dobbiamo prenderlo così com'è. Lo ringrazieremo sempre per quello che ha fatto, però, signori miei, qua sono passati 12 anni ormai da quando siamo ripartiti dalla Serie C. Gli anni continuano a passare e non può ripeterci sempre la stessa filastrocca, sì, perché poi diventa stancante, battuta, sinceramente. Non ha preso con tutto il rispetto il Poggi Ponzi e lo ha portato alla Serie C, alla esatto. Ha preso una società importante come il Napoli, che con le sue forze gli ha dato la possibilità anche di aiutare il Napoli stesso. Ecco, urge una svolta, no? Quindi, no? È l'unica metropoli a non avere due squadre, perché lo voglio ricordare questo, perché Milano ha Inter e Milan, Torino ha Juventus e Torino, Genova ha Sampdoria e Genoa, Roma c'è la Roma e la Lazio, cioè Napoli è l'unica metropoli ad avere una sola squadra, e ad avere un bacino d'utenza non indifferente, sinceramente. Quindi anche lui dovrebbe un po' ringraziare questa città. Io faccio anche un'altra riflessione: immaginate quante magliette potrebbe vendere il Napoli anche all'estero con una politica di gestione diversa, di brand. Il Manchester United, praticamente con la vendita delle magliette di pochi di Ibrahimovic, ha comprato Pogba. E c'è tanto da lavorare, non ci si può sempre difendere dietro la classica frase: Napoli è una città difficile, Napoli... Oppure eravate in Serie C, eravate milioni a nero, però poi questa frase ce la dovrà sempre spiegarsi, se fattura non è a nero. Però io non credo sia possibile immaginare uno stato che tra caffè borghetti e qualche maglia taroccata si possa arrivare a certe cifre. Io credo che sia vero che Napoli, come tutte le grandi metropoli, abbia problemi enormi, però da qui a nascondersi dietro questi aspetti ce ne passa. Come diceva Gennaro prima, in 12 anni non è possibile assolutamente non aver posto la prima pietra per costruire il settore giovanile, contatti con gli osservatori locali, insomma, anche se avessimo avuto un progetto in via
avremmo avuto comunque la possibilità di apprezzare un gesto da parte sua, invece questo non c'è. La sensazione del mordi e fuggi per tenere in equilibrio le società di famiglia, questo l'ho detto, lo stradimento, e credo sia evidente a questo punto. No, ma guarda, io sinceramente nel corso di questi anni non ho mai neanche capito il fatto di tenere la squadra lontano dalla città, perché ecco. Andare a Castel Volturno quando si potrebbe magari riportare in vita il centro paradiso di Soccavo, che è stato anche il tempio dove si allenava Maradona, dove si allenava il vecchio Napoli. Cioè, perché magari non provare anche a rimettere in piedi una struttura del genere e riportare la squadra in città, aprire i cancelli ai tifosi una volta a settimana, anche per alleggerire questa pressione che hanno i tifosi verso i giocatori quando li vedono e non li lasciano respirare? Perché io voglio dire anche un'altra cosa. Se a volte Napoli per i giocatori è una città invivibile, in che senso? Che non lasciamo respirare i giocatori, è anche perché la società non dà loro la possibilità di avere un contatto con tutti quanti, insomma. E questa è una cosa che secondo me penalizza molto il tifoso. Luca, aggiungo anche una cosa a quello che sta dicendo Diego. Io sono perfettamente d'accordo sul centro paradiso. Sì, non ho capito, scusa Luca. Prima ho detto Gennaro, Diego, scusami, io non ho ancora più. Vabbè, no, diciamo, nessun problema. No, entrambi. Vabbè, comunque Gennaro è un bellissimo nome, non so se tu lo vuoi cambiare, Diego. Sono due santi padroni della città. Benissimo, abbiamo apparato questa situazione. No, vabbè, mo scherzi a parte. Dicevo, io sono d'accordo con l'amico, col buon Diego, in merito alla situazione del centro paradiso, e aggiungo, siccome De Laurentiis è anche imprenditore, un buon imprenditore userebbe quel centro paradiso di Soccavo come attrazione per guadagnarci, perché dici ci ha giocato Maradona, non uno qualsiasi. Appunto, potrebbe essere una grande attrazione. Invece il San Paolo quanto reggerà ancora? Poi fra l'altro la situazione degli impianti a Napoli lascia veramente a desiderare, quindi insomma secondo me se iniziamo a parlare di questa cosa davvero finiamo tardissimo qui. Prima della campagna elettorale se ne parlava poco dello Stadio San Paolo, in piena campagna elettorale se ne parlava tantissimo, adesso dello Stadio San Paolo non se ne parla più. Ecco, purtroppo. Ed è un problema importante perché fra l'altro il Napoli ci deve anche giocare la Champions. Certo, e i commissari UEFA nei primi sopralluoghi non hanno espresso per ora parere favorevole, quindi c'è anche l'ipotesi remota, perché chiaramente poi alla fine troveranno l'escamotage, sì. C'è anche l'ipotesi di giocare a Palermo. Io credo sia difficile se non impossibile. No, ma non ci credo. Siamo alle solite. Lo Stadio San Paolo, ancora una volta, alle porte della Champions, non ha l'autorizzazione preventiva per la manifestazione, quindi è abbastanza scandaloso tutto questo. Io francamente sono stanco di questi teatrini pseudopolitici di rimbalzo di responsabilità, e quindi credo sia il momento di dare una svolta in tutti i sensi. De Magistris, meritatamente o meno non lo so, ha riconquistato la fascia tricolore, sia ai tifosi del Napoli una casa vivibile nei limiti delle possibilità del comune, e cercando di adoperarsi per attingere a dei fondi europei regionali per avere un salotto più decente dove godersi le partite. De Laurentiis dal canto suo invece faccia di tutto per porre la prima pietra affinché il Napoli abbia un suo quartier generale, la sua scugnizzeria vera, dove i calciatori non scappano verso Torino, Genoa, Milano per accasarsi a club del nord, dove hanno la possibilità di studiare in un piccolo college e di giocare a calcio per crescere vicino casa loro. Sarebbe anche il momento, d'altronde, ognuno appunto deve svolgere al meglio le proprie funzioni. De Laurentiis di presidente del Napoli e chiaramente De Magistris da sindaco, per appunto entrambi riportare ulteriore vantaggi appunto al calcio Napoli e non solo, chiaramente. Certo. Luca, io ti ringrazio, non so se il buon Diego, se ti vuole salutare anche lui, e beh, no, ci ritroviamo. Un'ultimissima. Luca, secondo te la poca chiarezza di questa società, che ancora oggi, il 2 agosto, si ritrova con il ruolo di attaccante scoperto, la si denota anche dal fatto che ancora oggi si va a bussare alla porta di Cairo per prendere Maximovic, offrendo una cifra spropositata?
Sinceramente rimango molto basito di fronte a queste offerte che il Napoli continua a fare al Torino ed è segnale che oggi il Napoli è in totale confusione sul mercato. Il Torino è un poco come il Lione, ecco, diciamo, siamo a E quei anche livelli la là. vicenda Tolisso poi ha sbalordito un pochino tutti, sinceramente. Sembrava tutto a posto invece. Beh, per quanto riguarda Tolisso, io credo che l'operazione sia sbagliata a monte, perché dopo il cosiddetto pacco, doppio pacco e contropaccotto per Bonalon, credo che non ci si doveva proprio accostare a Lione, dal mio punto di vista, perché il presidente Aulas ha sempre dimostrato di essere fattoide quando si tratta di mercato e quindi secondo me è stato tutto tempo perso. Per quanto riguarda invece il discorso del Torino, le valutazioni sono anche gonfiate dal fatto che avendo il Napoli in cassa crediti acquisiti e crediti ovviamente che poi nel corso del prossimo anno saranno incassati perché il famoso pagamento in due tranche della Juventus, il Napoli è quasi costretto a comprare perché altrimenti De Laurentiis una parte dei soldi li dovrebbe pagare sotto forma di tasse, quindi tanto vale acquistare calciatori pur sovrapagandoli. E quindi il caso Milik credo sia emblematico. Per Sì. quanto riguarda Maximovic, io francamente non credo sia il calciatore che valga 25 milioni di euro, perché a questo punto Koulibaly ne vale 55-60, se la Certo. matematica e il calcio si possono sposare per un attimo. Credo che Maximovic sia un calciatore da 18 milioni di euro, che tra le altre cose come caratteristiche è molto diverso da Koulibaly, dovendo aspettarsi un'uscita di scena da parte del centrale senegalese. Io credo che il calciatore da prendere sia totalmente diverso a questo punto, perché Tonelli non garantisce garanzie dal punto di vista della rapidità e di esecuzione, soprattutto nel primo passaggio, perché quello che poi dobbiamo analizzare è anche l'aspetto tecnico, sia il Viol che il Koulibaly fanno anche la rifinitura in prima battuta dalle retrovie, quindi questo è fondamentale, un aspetto da tener conto anche da un punto di vista dello sviluppo tattico. Quindi credo che l'unico calciatore che potrebbe essere similare al calciatore senegalese è Nkoulou, ma non credo che vada via dal Marsiglia, a meno che non sia stato già venduto. Adesso non ne ho contezza del calciatore, però credo sia ancora al Se ne sono Marsiglia. perse un po' le tracce di questo giocatore. Sì, però è un ottimo calciatore come caratteristiche molto simili a Koulibaly, come velocità, rapidità, ripasso. Quindi io francamente ci rimarrei molto male se dovessi andare via a Koulibaly, dico la verità, perché già aver perso Higuain è un colpo pazzesco, perdere anche Koulibaly solo per incassare altri soldi, ovviamente si sostituisce il gioco del calcio con i soldi, sinceramente, si ridurrebbe tutto a calcolo Al e freddo sarebbe davvero calcolo. deprimente. Il Napoli è in totale confusione dal mio punto di vista sul mercato. E fortunatamente Koulibaly non ha la clausola. Almeno quello. Non ha la clausola, però di fronte a un'offerta da 50 milioni di euro, 45 come Si Conte, inizia a vacillare. sembra aver avanzato. Credo che, considerata l'ulteriore plusvalenza e considerato ancora una volta il solito discorso, che però purtroppo è vero, che non possiamo sapere se Koulibaly si conferma o meno a quei livelli, io credo di Infatti. sì, tranquillamente, e il prezzo potrebbe addirittura lievitare. Però io, da quanto so, da quanto mi risulta, Koulibaly è stato offerto un rinnovo contrattuale che passerebbe da 800 a 1 milione e 400 più bonus. Il Chelsea già gliene ha offerti 3,5, 4, quindi è normale che Bruno Sabin, il suo agente, se ricordo bene sia lui, e lo stesso calciatore spingano per andare via, e fa parte purtroppo del calcio moderno che è squallido sotto questo punto di vista, però purtroppo le logiche sono queste. Quindi credo che si debba trovare comunque un accordo con Koulibaly, perché comunque dopo il campionato che ha fatto lo scorso anno un ritocco dell'ingaggio lo merita, però Sicuramente. chiaramente credo che a quel punto si vada adesso con il nuovo contratto verso la definizione di una clausola rescissoria vicina ai 45 milioni di euro, con la possibilità, dicevamo l'altro giorno, tra le altre cose, di far tornare in pista l'Everton, che è sempre il club che l'ha Sempre vigile, cercato, certo. e di vedere eventualmente se c'è la possibilità poi il prossimo anno di concludere l'operazione. Anche se, e chiudo l'argomento, con il Sì. Chelsea ci potrebbe essere in piedi un'operazione interessante, anche se difficilissima, per Hazard, che era un nome che stimolava molto la fantasia dei tifosi, che darebbe a Sarri la possibilità di cambiare mondo, oppure con l'Everton si parlava di Lukaku, che però sembra destinato al Chelsea. Quindi io credo che a questo punto, per tornare dove abbiamo iniziato il discorso, credo che il nome giusto sia proprio Morata, è il calciatore perfetto e si farebbe un contro sgarbo alla Juventus. E a quel punto io credo che dovesse restare
Koulibaly, risolvendo il problema portiere con la squadra dello scorso anno, e con Morata al posto di Higuaín non credo che siamo molto diversi dallo scorso anno, e paradossalmente potremmo giocarci lo scudetto perché la Juve punterà tutte le sue fiche sul tavolo della Champions e molto probabilmente lascerà qualcosina in campionato. Perché io dico la verità e chiudo: la Juventus non è la stessa dello scorso anno, ha perso Cuadrado, ha perso Morata. Sicuramente Benatia e Pjanic ci sono degli ottimi acquisti, ma Pogba è un pazzesco ago della bilancia. E secondo me, tolto Pogba, non credo che sia la stessa Juve. Cioè, Qualcosa cambia Pogba, la Juve sicuramente. vince in carrozza lo scudetto e si proietta in Champions alla grande. Senza Pogba, credo che sì, avvantaggiata e favorita per lo scudetto, ma non facilmente. Per la Champions, non credo che abbia tantissime chance. E chiudiamo così, quindi è un poco in controtendenza con tutti i più grandi che dicono invece la Juve vince facile, Almeno un po' di fiducia ma ci vuole, e ce ne vuole in questo momento dove un pochino tutti sono con l'umore, non dico a terra, però siamo lì, comunque siamo lì. un pochino Però dubbiosi. attenzione, attenzione, ho vincolato la fiducia all'acquisto di Morata, anche questo, Non sì, è cosa da anche poco, questo. o comunque di un big lì in avanti. Luca, io ti ringrazio per la bella chiacchierata, ci ritroveremo sicuramente anche in altre occasioni, ti auguro un buon proseguo. Sono io a ringraziare voi, ciao Diego, ciao Raffaele, buona Ciao serata Luca. e buon cioè, Forza Napoli, ovviamente ci vuole sempre, Sempre e comunque, ciao Luca, grazie. ecco. Ciao, buona